il figliolo? Com'è che parla? Ma chi? Pippo. Pippo. Ancora Pippo? Sì. Ti vuoi fare un viaggio con me? Oh, fio. Riverenze a tutta la valle spaziale. Ho un sonno porco oggi. Va bene il cappellino. Non credo di riuscire ad arrivare a fine video senza addormentarmi. Quest'oggi facciamo un video che apparentemente sembra molto noioso, però in realtà ma non ho anche capito. Anche perché Nick si è impegnato tanto. Ma anche Frank è mega interessante. No, perché hai preso Baby Yoda? Ma perché sono un esploratore. Ma molto esploratore. Okay. No, io perché ho sempre sto cappello da pirla quando facciamo dei video che c'entrano con il mondo? Ma sei tu che l'hai portato. Ma non è vero. Sì. Me l'avete dato, l'ho trovato sul tavolo. Quest'oggi ci verranno presentate delle banconote provenienti da una qualche parte del mondo con delle censure atte a nasconderci particolari troppo espliciti che ci farebbero capire subito da dove vengono nel mondo. Censure fatte da Nick in soli 3 giorni. Dovremo quindi andare ad apporre sul mondo un adesivo raffigurante il nostro volto sullo stato che secondo noi ha sfornato quella banconota. Precisamente dove c'è lo stabilimento che conia la zecca di stato. Esattamente. Stato. Dopo di quello però, Cesare, non è finita. No. Ci verrà presentata la banconota originale che Nicolas è andato a prendere in giro per il mondo. Ma no, l'ha presa la mamma di Frank. E a quel punto dovremo cercare di indovinare quanto vale in euro. Riconosci la banconota? Ma tu quanto ti senti a tuo agio e pratico? Rispetto a cosa? Quello che stiamo per fare. Quello che stiamo per fare che è... Partiamo! C'è Luke Skywalker sopra. Non è Luke Skywalker. Sì, però secondo me c'è qualcosa in comune, anche con Leia. Comunque qua giochiamo in casa, è facilissimo. Sì, facilissimo. Questi sono dollari australiani. Esatto. Beh, Italia. 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 Siamo bravissimi. Io pensavo Taiwan. Ma sono bellissime comunque. Sono un sacco hipster. Quante sono 1000 lire? Quante sono? Quante sono? Perché qua c'è un punto bonus. Che di più. Secondo me un euro. Secondo me 2 euro. 1000 lire valgono 52 centesimi. Cavolo. Mezzo euro. Sì, con il cambio dell'epoca del passaggio all'euro. Quindi prendo il punto io. Sì. No, ma cosa? Io mi sono avvicinato di più però. No, ma chi se ne frega. Devi prenderci giù. Ma non ce la faremo mai. Ma no, non ce la farà mai. Come si è avvicinato di più? Regaliamo i punti. Ah, oh. Queste sembrano le banconote di un gioco da tavolo, tipo un Monopoli orientale. Fantasy. Con un corvo. Quindi ci troviamo in Nanziodino. Odino! Cosa? Ma non è un corvo, a me sembra più tipo una gazzaladra. Comunque è il taca. Che cosa? Ma l'uccello? Tu prima glielo dici. No, sì. Dopo glielo dici. Ah no, ve lo devo dire dopo. Vabbè, ormai ce l'hai detto, è il taca. È il taca. Cos'è il taca? Il taca è l'uccello o il soldo? È il soldo. No, sei stupido, cosa ce lo dici adesso? Vabbè, ma non penso sia questo grande indizio. Ci sono delle scritte in arabo sopra. Ah no, non è arabo, non è arabo. Ok, so dove siamo. Anch'io all'incirca. Attacca. Ok, io ce l'ho. Io non lo trovo. Vuoi una mano? Vabbè, no, metto. Cosa vuoi? Soldi no. Dimmi cosa vuoi. No. Hai trovato? Dove l'hai attaccato? Io l'ho attaccato in Vietnam. In Vietnam. Interessante. Io l'ho attaccato in Nepal. Ero indeciso col Nepal. Sì, ma perché ho visto l'uccellino sul ramoscello, mi ricorda le zone dell'Himalaya, no? Se ci sei stato, no? L'estate certo. Scorsa. Ma veramente. Fino all'Annapurna. Bangladesh. Il punto non va a nessuno, però no, ci no, sei andato. No, ma il Nepal è attaccato al Bangladesh. Cosa vuol dire? Vabbè, che vuol dire se è attaccato? Non è che se confina prendi il punto. No. Sono 2 taka. Quanto valgono? Ci 2 taka. Secondo me un garzellino con questo. Un garzellino? Saranno... Io faccio dire prima Nelson perché secondo me proprio lui non ne ha una minima idea. Secondo me sono 5 euro. Secondo me 2 taka sono 20 centesimi. 2 taka valgono esattamente 2 centesimi. 2 centesimi. 200. Infatti li buttano nelle fontane di solito i taka. No! Cosa? È una barba strabella. Secondo me, comunque, Nick mi ha dato l'originale. No, dai, Nicolas. Ho tutte le informazioni. Ho un sacco di informazioni. Ma come hai tutte le informazioni? Ah, no, ma... avete tutto. Non ne avete abbastanza. Allora. Aurelio Soto Seformador della Repubblica. Secondo me ci troviamo in America Latina. Si chiamano Lempiras. Dos Lempiras. Prego, ricordiamo che siamo 3 a 1 per Cesare. Ma che bella barba ha, la voglio anch'io. Sì, ma fatela, Nelson. Ma infatti, dovremmo riuscire a capire il posto che è nel retro che posto sia. Ma magari c'è sul mappa mondo se guardi bene. Segretario dei finanze. Dove l'hai messo, Nelson? Lo sto staccando, aspetta. Ah, okay. Venezuela. Cile. Venezuela. Ah. Io ho deciso con Colombia e Cuba. Ragazzi, dove sono? Ah, ok, ho visto le Filippine di fianco a Cuba. Sì, a questo sta guardando le Filippine. Si sta perdendo il mappamondo. Dove eravamo? Honduras. Honduras, vedi, era lì. Ma cos'è l'Honduras? Honduras. Cos'è? Deve essere l'isola dei famosi, no? Sì, no, sì, esatto, è vero, esatto. È vero. Allora, quanto valgono 2 dos lempiras? Secondo me non siamo distantissimi dai dollari, quindi secondo me 80 centesimi. 10 centesimi. Ve lo dico? Sì. Sì. Valgono ben 7 centesimi di euro. Il Cesi. Bravo Cesi. Il Cesi è un grande esploratore. Che occhio. Sì, però lui continua a far punti su punti, ma
Tutte. Beh, ho realtà. Capito, 7 centesimi. Ma scassi anche te, cioè, nel senso. Bra. Ma questo è un dio greco. Bra, ma guarda che bello, sono dei geni. Questa banconota la puoi vedere in orizzontale oppure in verticale. In che senso? Che figo. Ah, non l'avevo notato, no. Fighissimo. Poi c'è sopra una tartaruga. Una tartaruga. Qui ci troviamo di fronte a... Ma io non ci sto oggi, perché non ci sto? Perché sei un c***o di elefante di merda. Non ci sto, io ho meno spazio rispetto a te. Dicevo. Allora, c'è una statua. Lui mi pare Dioniso. La moneta si chiama Reais. E sopra c'è scritto tartaruga marigna. Portoghiso qua, eh. Non c'è anche un'isola che si chiama isola di tartaruga? La tortuga. No, è tortuga. Tortuga. Mi sembra qualcosa di sudamericano anche questo, però quel busto lì è palesemente europeo. Ti dico, Nelson ha appena posizionato il suo bollino sulla Germania, quindi dobbiamo capire. Boom, messo. Vabbè, Nelson lo fa solo per la competizione. Dove l'hai messo? Uruguay. Ah, lo svela così. Io l'ho messo su Panama. Panama capoeira. Bamboleiro. Andiamo a scoprire da dove vengono i Dodge Dash. Brasile. Brasile, Brasile. Brasile, Brasile. Yes, Brasile, Brasile. Allora siamo veramente tanti ignoranti. Questa era facile. Sì, era tu l'avevi mai vista la moneta brasiliana? Sì, ho capito, ti ha messo una tartaruga tipica brasiliana. Sì, è vero. Vai, valore 30 centesimi. Secondo me due reais sono 60 centesimi. Ah, siamo lì. Stiamo giocando sulle stesse cifre. Valgono esattamente 30 centesimi. Pazzesco. Hai detto 30 centesimi? Sì. Bravo Nelson. Vale 4 punti, Nelson. Vero? No, no, vale normalissimamente. Ma scusa, se io becco e lui ci arriva solo vicino, perché faccio gli stessi? Sì, sì, c'è una falla, no, si chiamano favorizzare. C'è una falla. C'è la forma dello Stato, questo è il Texas. No, come c'è la forma dello Stato? Ma questo è facilissimo. Ma Nick! Ma ci sono anche i colori della bandiera dello Stato. Sì, vabbè, ma allora Nick però... Allora, sappiamo innanzitutto che è una colonia inglese, perché è 20 sì. Naira. Ma tu adesso ci elencherai tutte le colonie inglesi in Africa. Vai. Vabbè. Esatto. Perfetto. Io vado a cercare lo Stato. Ma no, in che senso? L'ho trovato. Sta facendo. Ma porca ma come? Ah, Nick, dovevi censurare una roba. Ma gli indizi sopra la banconota. Cioè c'è lo Stato con tutta la sua forma. Lui ha appena giocato al gioco delle formine, l'ha indovinato così. Sì, ho messo la banconota sulla mappa. È anche grande. Pensavo uguale. Pensavo fosse un simbolo. Vabbè, giriamo subito. Nigeria. 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 Quanto valgono 20 naira? Un euro secco. Secondo me 50 centesimi. Let's go scoprire. Valgono esattamente 43 centesimi. Porca. Voglio mangiare il fufu. Cos'è il fufu? La polenta nigeriana. Ma che mangiano per strada. Fufu e nessuno conosce il fufu. Come pensi che qualcuno ti risponda? Ah, il fufu. Ma sai che faceva fufu? Ah, è tipo Fontana lì, il comico. Fufu. Chi era? Faceva così, no? No, no, no. No. Nick. Ma che testa gigante. Ma c'è lo Stato anche qua. Sì, ma è più difficile questo. 2000 colones. Colognes sarà. C'è uno squalo dietro. Bellissimo. Quindi, lo squalo. Quello è bello. Queste sono bellissime. Arrecife corallino. Mi sa che è la barriera corallina. Ai ai ai, sì. Dove c***o, Fa, io cerco la forma dello Stato di nuovo, fa. Ancora. Io dico Papua Nuova Guinea. Costa Rica. Costa Rica. Nelson, Nelson ne sa, Ma allora devo scusa, dire... non c'entra in favola la barriera corallina. Perché la barriera corallina, anche se vai alle Hawaii, c'è la barriera corallina. Infatti. Andiamo però a vedere chi si prende il punto extra. Allora, io dico che 2000 colonie, dico 80 centesimi. 3 euro. No, 2000. Vale di più? Valgono ben 2,68 euro. Oh, mamma, sto spaccando. Stai spaccando, col valore ha capito. Il del destino dovrei andarci a vivere. Nicolà, sei un rimasto. C'è lo Stato anche qua. Questo non si capiva. Questo è cirillico. Sì. Qua vi posso dare un indizio. Ci siete stati. Ah, ci siamo stati? Sì. Ma chi c'è stato? Forse ci insieme. Sono stato solo io. Tutte e due. Insieme. Io e lui siamo stati in Polonia. Ma mi mandavate le foto? Anche in America. Ma non è America questa, è scritto in russo. Ma... Io ho attaccato il patacchino su tre stati diversi. Ma cosa vuol dire? Poi ne devi nominare uno. A me quella bandiera mi sembra. Oh, attacco quel favore. Fagli un countdown, fate qualcosa. Veramente. Attaccato. Attaccato. Allora, vai, che stato hai Mongolia. Mongolia, ok. Io l'ho attaccato su tre stati. Immagino sia dove c'è Međugorje. Ok, quindi? Che è Serbia. Non sono... Ma no, questa... No, ma no, no. Vediamo. Kazakistan. Kazakistan. Ma tu sei sicuro, Tonno, che loro siano stati in Kazakistan? No. Ma lei non ma sa... Ma Tonno. Mio padre è stato in Kazakistan. È un genio, Tonno. È incredibilissimo. Hai visto? Bravo. 200. Non mi interessa. No, cosa non ti interessa? Pari il punto, Sono 5 euro questi. Secondo me 80 centesimi. Valgono esattamente 39 centesimi. Ti ho recuperato, l'ho recuperato. Ah, bravissimo. L'hai recuperato, sì, 6 a 6.
sei scemo? Ma qua Nick ha avuto qualche problema con la stampante, giustamente. Si, non si stampava rifiutava. Questi soldi. Non voleva stamparli. Poi guardate che però sarebbero fighi, eh. Allora, c'ha un basco in testa il tizio, credo. Col bacco, sembra. Col bacco. Otsats forint. Magyar nepzeti bank. Sono in corso? Sì, sono in corso. Ha un mood un po' russeggiante. Beh, lì la lingua mi può aiutare parecchio. Sì, giudica anche un po' l'architettura del paesino. Beh, l'architettura forse mi ricorda qualcosa però di europeo. Don't spy me. Andiamo nella tomba insieme, eh? No, Bielorussia. Bielorussia. Interessante. Solo perché avete visto il basco? No, perché io ho detto è russo, però non troppo russo. Ok. Bielorusso. Ungheria. Ungheria. Ungheria, ma, sì. Ma c'è Frank in copertina. Vero, è Frank. Magari avessi un colbacco. Sarà bello il posto dietro. 500 otsats forint. 5 euro. 10 euro. Valgono esattamente 1,38 euro. E vince Nelson di nuovo. Nelson con i valori è diventato fortissimo. Oh. Queste sono le mie prefe per ora. C'è Gandhi. Non farti ingannare. Subito che non ci casca. Non farti ingannare. Ti sembra Gandhi. Smettila di prenderci per il c***o. Ma biondo. Ma come fai a sapere che è Gandhi? Scusa. Ma è chiaramente Gandhi. Ma quante persone esistono pelate con gli occhiali? Ma sapete che secondo me Gandhi picchiava un botto? No, non è vero. Questa era un grande. No, cioè, se tu lo guardi anatomicamente, no, è un grandissimo picchiatore. Ci dissociamo completamente. Ha delle leve lunghissime. Però grande non fate il ragionamento Gandhi India, perché Gandhi ha comunque influenzato un pianeta. Certo, io ho già scelto. Perfetto, cosa hai scelto? India. India, sì. India. Cadranno insieme, le conosco. India. Posso dire una cosa? È Gandhi. Sì. È Gandhi, sì. Perché dici che picchiava? Secondo me la faccia si infanno. Ma non basta. Ma queste sono le banconote di un gioco fantasy. Ma che fighe che sono. Ma chi? No, Nelson. No, le banconote. Ma mi cadi così. Zongwo Renmin. Zongwo. Quelle ragazze. Ni jiao, xiama minzi. Quelle ragazze. Tutti i fan cinesi. Ni jiao, xiama minzi. Li stiamo insultando. Ni jiao, Cesare. Hanno dei copricapo comunque che sono palesemente mongoli. Però l'ho già scelta. Ma hanno la scrittura cinese in Mongolia. Sono di fianco alla Cina, quindi io metto lì. Mongolia, ti copio. Però io ho già scelto la Mongolia. Vabbè, rimettila che sei, perché te frega. Ma aspetta, ma qui ci sono delle scritte in cinese e dietro delle scritte in arabo. Come in arabo? Fa vedere. Cosa hai messo, Cesare? Ce l'ho. Venceslai ancora non l'ha messo. No, Venceslai ha messo Mongolia. Un attimo, Mongolia. Un attimo, sto ragionando. No, adesso l'hai messo. L'hai già messo. Mongolia. No, tolgo. Ma come tolgo? Ma no, non può mica farlo. Ma scusa. Io ho messo il Myanmar. Io la Thailandia. Ma non sono mica thailandesi, eh. Ma c'è scritto Bangkok. Cina. Cinesi. Cinesi. Renminbi. Ma non ha ste banconote cinesi. Penso vecchie. Più che altro queste signorine non hanno i lineamenti cinesi. Ma che ne sai, scusa. Scusa. Vabbè, quanto valgono 5? Come si chiamano? Renminbi. Palesemente 50 centesimi. 3 euro. Valgono esattamente 63 centesimi. Bravo, bravo Cesi. Bravo il Cesi. Bravo Cesi. Un rinoceronte. Ma dai, ma Nick, non hai censurato. Porca miseria, una cosa dove porca va. Ma come doveva censurare il rinoceronte? Ho visto un rinoceronte su una vita mia in Australia. In Australia, allora sì. Ci sono i rinoceronti in Australia. Ero in uno zoo safari. Ma Libanghilesi. Ma la smetti di andare a cercare qualsiasi cosa. Libanghilesi, lulu, lenghinzi. Ci sono anche delle pecore e no, un sono mulino. Mucche, sono mucche. Sai che secondo me questi puntini sono le città dello stato. Quei puntini gialli dici? Sì. Si chiama Orion Constellation ed è il metodo per non permettere la contraffazione delle banconote. Ma tu, mondo, ma tu ti svegli la mattina volendo sparare una valanga di a te oppure? No, allora oggi c'è da dire che Nicolas ha studiato per l'occasione. Alla fine ho messo il Malawi. Malawi. Io invece ho messo il Sudan. Andiamo a scoprire da dove arrivano questi rinocerottini. Sudafrica. Ah. Però io mi piglio mezzo punto. Perché? Perché? Mezzo punto. Sud Africa. Ah, sì. Cavolo. Sono strabelle. Sono strabelle, ma no, perché non mettono gli animali anche da noi? Ma che cosa metti? Il cardellino? No, io metterei la boiana? Sì, il maiale. Il maiale. Vabbè, la carne di maiale. Quanto valgono 10? Rand dovrebbero essere. Rand? 5 centesimi. Un euro. Valgono esattamente 53 centesimi. Quindi sono io perché... Quindi io. Cesare no, vince perché è un centesimo più vicino. Pezzente perdente. È veramente brutta sta banconota. Sablo, mi fai vedere l'originale, per favore? No, sì, no. Ma come no? No, per favore. Nicolas. Ma così, monocolore. No, ma no, Nick. Monocolore sembra davvero di un gioco da tavolo. C'è il simbolo del dollaro. Poi è pieno di mandala. Ah, sarà un dollaro allora, qualcosa. Aiutali. C'è un bue sotto a un sole. Qui ci troviamo in religione induista. Beh, però si vede che ha studiato le popolazioni. No, infatti è bravo. Anche qua mi sa che ci avete fatto una capatina. Non mi far arrabbiare. No, leggera, Ma non so se credete o no. Appoggia quel bollino. Io ho messo...
Malesia. Io ma messo Pakistan. Pakistan. Perché hai messo Malesia? Te ne frega. Tu devi dirmi solo sì è giusto o no è sbagliato, ok? Malesia. Vedi, capatina. Capatina. Hai fatto una capatina. Guess, ci abbiamo fatto una capatina, no? Ah, io l'avevo completamente inventato, però. Dai, prossima. Ma no, il valore. 2 euro. No, secondo me 30 centesimi. 2 euro e 3 centesimi. Sì. Non so come 2 faccio. Euro e 3 centesimi. Sì. Ma non è cazzo col cellulare. Ma lo stanno suggerendo. Sono un grande. Ma c'è Cesare. Ma come c'è Cesare? Devo dire che brutto. No, è uguale. Il fronte è figo, c'hai cioè queste barchette un po' piratesche. Poi se giri dietro ci sono delle fabbriche. Qui infatti ci troviamo palesemente in una mappa di Call of Duty. Bravo, bravo. Messo. Cosa hai messo? Emirati Arabi. Arabia Saudita. Arabia Saudita io volevo mettere, non volevo mettere io. Arabia Saudita. Quindi chi ha vinto? Io. Bravo, io. Nelson. Credo Nelson. Hai sostituito Nelson? L'ho strappato. No, ha strappato. Ma come... Questo però è illegale, no? Nick, non si fa. Nick, ma è reale. Ho fatto togliendolo dalla tasca. Ma sei un cretino. Ma Nick, ma belle perché l'avevi in tasca? Ma... Belli i colori. Un eurino se lo valgono. Secondo me 4 euro ce li valgono. Valgono esattamente 1 euro e 10. Falla via! Bravo, Nelson. Doppio. Nelson le sta infilando tutte. Veramente. Sta infilando. Bello. Ma questo è mega inquietante. Io vorrei viverci qua. Se indovini Nelson ti ci portiamo. Davvero? Sì. Allora, c'hanno gli incensi. Quindi sono dei drogatori questi. Sto pensando se potrebbe essere coreano. Ma non mi sembra neanche coreano. No, come mai? Ma dici anche il perché. Non ti perché sembra. Perché riconosco il visivamente. È vero che lui sa te. Ce l'ho. Ce l'ha. Ma dici anche il tuo ragionamento. Grazie. Messe. Non esiste ragionamento dietro a questa. Beh, conferma perfetto. Del Bhutan. Filippine. In che ce ne ha queste strutture nelle Filippine? Ma perché Filippine, scusa? Perché no? Perché no? Sud Corea. Mi ci portate quindi? No, non hai indovinato niente. Allora mi portate nelle Filippine? Va bene. 1000 won valgono 80 centesimi. No, no. 6 euro. Rettifico. No, no, vabbè, dai, se vuoi rettificare. Vuoi rettificare? 2 euro. Valgono esattamente 75 centesimi. Però hai punto tu. Hai punto tu lo stesso. Punto comunque. Raga, questa è facile. Come è facile? È facile? Vai. Secondo te non ti depistiamo in no. questo? No, no, ma ha detto che è facile. Lascialo fare. Famosi pounds egiziani, no? Però sì, i colori sono quelli egiziani. C'è un c***o di sfinge, cioè. C'è un c***o di sfinge. Ma perché le faraone. Sfinge sono solo in Egitto. Beh, veramente, che ignora. C'è un faraone. Mamma mia. L'aquila egiziana. Vai, metti in Egitto allora. Metti Egitto. Ci sono i geroglifici. Metti in Egitto. Che cosa ho messo già Egitto? Egitto. Anche tu. Egitto. Però vedete che siete bastardi e cercate perché? Di depistar per ma davvero. Ma io ti ho detto metti Egitto. 10 pounds egiziani equivalgono a 30 centesimi. 50 centesimi. Valgono esattamente 53 centesimi. Luca Toni. Bravo Nelson. Luca Toni, un saluto che ci segue sempre. Dai che cosa ce l'hai. Cosa cacchio è? Ah così, così, guarda. Guarda Nelson, subito. No, questa sono indeciso. Inglese. Ho fatto una no, no, ormai niente. No, qualcuno non l'ho detto qual è però. C'è la regina Elisabetta, però sono dollari. Ma va, c'ha Pericunin, l'America del Nord, ci sono delle tartarughe. Dai, mettilo. Isole Andamane e Nicobare. Io inizialmente l'avevo messo in Sri Lanka. Poi sono passato all'Australia e ora mi sono spostato in Papua Nuova Guinea. Andiamo a scoprire da dove arriva questa regina Elisabetta. Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientali. Bravo. Questa era difficile. Dov'è? Praticamente allora, andate in Centro America. Vedete una sfilza di isole Antigua, che vanno in Barbuda, giù. Dominica. Ecco quelle. Che eravamo dall'altra parte del mondo. Quanto valgono? Secondo me valgono 15 euro. Cavolo. 10 centesimi valgono. Ma valgono esattamente 6 euro e 8 centesimi. E quindi vince Cesare. Vinto io? Sì, non la puntata però. Se non ho contato male, ha vinto Nelson per un punto. Un punto, Nelson. Non hai contato male. Se non ho contato conta. Male. Quindi ora dobbiamo fare una prova in cui Nelson esulta perché ha vinto e una prova in cui esulta vai, Cesare perché prima te Nelson. Prima Nelson. Sì. Qui tocca a me. Sì. Sì. Ragazzi, fateci sapere nei commenti se avete partecipato anche voi al gioco e se avete indovinato delle banconote quali. O se vi siete addormentati perché magari. Vabbè, vado a farmi un pisolino. Io facciamo a cucchiaio. Io vado. Andiamo a dormire a cucchiaio noi. Vi salutiamo, spegniamo i mappamondi, mi raccomando che l'energia costa. Vi salutiamo, per oggi è tutto. Viva la geografia, viva la mia maestra delle elementari. Arrivederci. Fai quando cade nei burroni.